Le mani si stringono, le vetrine brillano, ma gli affari stentano. Chiude l'edizione numero 40 di Oro Arezzo, l'edizione di un compleanno importante che poteva essere festeggiato molto meglio in termini economici. Nulla da eccepire sotto il profilo organizzativo, ma sono mancati i buyers, le condizioni geopolitiche degli stati esteri, Libia in testa, condizionano gli ordinativi. Sempre, sempre. Sì, anche per esempio sul fatto della Brexit ci sono dubbi anche su come procederanno gli affari in quella parte del mondo, quindi sì. La crisi libica ha influito sicuramente nella mancanza di presenza di buyer e forse anche perché ci sono state troppe fiere nell'arco di breve periodo. Certamente anche la vicinanza di questa fiera rispetto a quella di Istanbul ha inciso notevolmente. Purtroppo non ho visto io arrivare né i clienti russi né i clienti americani, abbiamo anche clienti arabi di Dubai, sinceramente non ho visto nemmeno loro, quindi direi che insomma non è stata una fiera proprio sfavillante. Tra i mercati a cui si guarda dal mondo dell'oro con molta curiosità c'è quello cinese. Noi già lavoriamo bene con il mercato cinese o comunque asiatico, c'è da considerare che loro hanno una tipologia di prodotto molto specifica, che bisogna lavorare molto per capire qual è il loro prodotto. Tutti d'accordo comunque sul fatto che Oro Arezzo debba essere mantenuta e anzi ancor più sviluppata. Comunque per il territorio aretino è importante che esista la Fiera di Arezzo, tanto più che sono 40 anni che esiste, quindi sì. Comunque rimane sempre una bomboniera, un gioiello a differenza di grandi fiere e sfrutta l'artigianalità che noi abbiamo all'interno di questa città. Noi come Confindustria sicuramente faremo un passaggio tra i nostri associati domani, quindi a fiera finita, per avere un feedback, ma anche per non tanto né per criticare né per lodare, ma per dare un contributo alla fiera per l'organizzazione di Gold Italy o comunque di Oro Arezzo per il prossimo anno, quindi cerchiamo come sempre come associazione di collaborare strettamente con Oro Arezzo ma anche con IEG per cercare di portare appunto tanti più buyer e cercheremo di portare anche molta attenzione alla data che quest'anno è stata diciamo un po' obbligata, alla data del 6 aprile un po' presto, ma purtroppo appunto sono stati chi ha deciso vincolati dalle festività religiose, Ramadan, Pasqua nostra, Pasqua ebraica eccetera, e ripeto, ribadisco che la fiera, la vicinanza, la stretta vicinanza con la fiera di Istanbul non ci giova per niente.